un'orrenda tempesta ambientò l'aria, erano poche e li vide le nubi, un'ombra come il manto di uno spettro, nascose cielo e terra in un baleno, la notte troppo scura e silenziosa, impedì alle stelle di brillare, come un muto che grida a squarciagola, ai sordi che vorrebbero ascoltare, molto stupito e imbarazzato, di lucida freddezza e confusione, sul suo volto uno sguardo consumato, l'incertezza e più ostile della morte. Volerai, volerai, come forse non hai fatto mai, tu volerai, volerai, insegnandoci quello che sai, racconterai che tutto questo non è stato invano, sorriderai, continuando a tenerci per mano. Come può sognare in vano un poeta che ha dipinto cieli blu, a tutti ha sempre teso la sua mano, non vorrei che tutto questo non sia più, tempeste creano onde furibonde in mari che vorremmo navigare, accarezzano gli scogli moribonde per dare spazio a tutte le altre onde, e quando avrai del tempo, se vorrai, ricordati di darci altre emozioni, il gusto di sentire un'altra volta la tua voce e le tue canzoni. Volerai, volerai, come forse non hai fatto mai, tu volerai, volerai, insegnandoci come sai, racconterai che tutto questo non è stato in vano, continuando a tenerci per mano. Bellissima serata, dove anche le stelle si sono rifiutate di uscire perché c'eravate voi a brillare più di loro. Grazie di cuore per la vostra bontà, siete stati veramente magici. Non vi dico cosa si provi a scendere su questo palco e vedere migliaia di teste che sono qui ad ascoltarci e ad apprezzarci. È stato veramente un piacere. Hanno suonato per voi stasera. Sandro Canova Basso.
Luca Chescia, chitarra elettrica. Davide Guiso, richitarra rielettrica. Alle tastiere, un po' nascosto, ma sempre presente, Daniele Verbato. L'uomo che suona dietro la pedana, signori, grande, indefinibile, irreversibile, a tratti inallungabile, Luca Floris, batteria! E al mixer di palco stasera, come ogni sera, il nostro Stefano Calabrese. Giù invece, magistralmente diretto, Cristian Porcu, mixer. E poi. Il Van Gogh delle luci, il Modigliani delle atmosfere, il Rembrandt, il Renoir, il Giotto, il Ligabue, il Picasso, il mago del colore, Davide Lucci! È un piacere, grazie a Paul De Santi con la sua regia, con i suoi ragazzi, è stato veramente bello, e a tutto lo staff di Marco Zoa. Grazie a voi, come ho detto, per essere venuti, e grazie agli amici che ci seguono a quella baracca in fondo a destra che si chiama Puri e Forti. È stato veramente bello essere qui, importante come ogni sera e soprattutto indimenticabile come ogni anno. Penso che sia questa una delle migliori edizioni di Voci di Maggio. Questo è il nostro simbolo, questa è la nostra forza, questo è quello che vogliamo, signori. Essere un popolo fiero e unico come il popolo sardo, signori, che riesce ancora con grande magia, con grande suggestione in questa terra dei nuraghi ad accogliere Sosu Stranzoso come un teatro musoro. Un grande applauso all'amico Vecchioni, che è ancora lì dentro, che sta aspettando e sta scalpitando per uscire. E come detto prima, grazie a tutti gli enti, a tutte le associazioni che hanno partecipato affinché questo evento si potesse realizzare. In primis, logicamente, la Regione Sardegna, l'Assessorato al Turismo, l'Assessorato Regionale alla Cultura, il Comune di Nuoro, la Coldiretti, la LASM, insomma, tutte le associazioni, scusate, che hanno partecipato, non divoratemi la bandiera. La cosa bella comunque è soltanto una, che credo sia importante, come detto prima, che tutto sia andato bene e tutto è riuscito, quindi grazie anche al merito di queste 5 giornate della Protezione Civile che è stata con noi assieme ai Vigili del Fuoco e all'Ente Foreste. È stato bellissimo, come ogni sera, indimenticabile. E se un giorno, non so quando, non so dove, ma dovesse capitare così per sbaglio di vedere un ragazzo vestito in berretto, velluto e scarponi, non preoccupatevi, canta solo canzoni. Ciao, a me da Sannos. Chi gli sale?